Ero ancora molto piccolo, avevo appena finito la terza elementare, quando cominciai a desiderare di diventare uno scultore e a sognare di far dire al marmo quello che volevo. C'era allora, nella casa vicina alla nostra, la bottega di uno scultore, certo Gerosa, che in quel periodo stava facendo una statua di Euterpe, ordinatagli dall'Accademia Filarmonica di Torino. A quella statua stava allora lavorando un grandissimo ornatista finitore della scuola comacina, Luigi Argenti, appartenente a una famiglia che si era fatta una tradizione nell'esecuzione in marmo di parti ornamentali e fiori. I fratelli Argenti erano tre ed erano gli esecutori dei marmi di Vincenzo Vela, di cui il Gerosa era un cattivo allievo. Il Vela, quando era stato nominato professore di scultura all'Accademia delle Belle Arti di Torino, aveva portato con sé da Milano per lavorare il marmo tutti gli ornatisti finitori della Valle di Viggiù, che erano poi rimasti a Torino quando il Vela, cessato l'insegnamento, era tornato a Milano. Quando penso a quella statua, che ora è all'Accademia Filarmonica di Torino, mi ricordo bambino. E sento ancora viva in me l'impressione di stupore che provavo a veder lavorare quello scultore, che a me allora appariva superiore a Michelangelo, e mi rivedo in piedi, dietro quella porta, che spingevo piano piano fino a poter guardare quel lavoro, tutte le volte che riuscivo a scappare di casa, e le ore passavano così, senza che io me ne accorgessi, finché un giorno l'Argenti si accorse di me e dell'interesse col quale lo guardavo lavorare, mi invitò ad entrare e mi chiese se volevo imparare. Accettai. Mia madre era restia, ma poiché eravamo in periodo di vacanze, per tenermi fuori dalla strada finì col consentire. Dopo pochi giorni arrotavo già i ferri e tiravo il violino per trapanare il marmo, lavoro che più che forza fisica richiede comprensione del lavoro e leggerezza di mano. Il violino era una specie di trapano a mano che serviva per trapassare e fresare il marmo. Era manovrato da due persone, lo scultore, che lo dirigeva nei punti da lavorare, e un aiutante, generalmente un ragazzo, che azionando due funicelle gli imprimeva il moto rotatorio, variandone la velocità e la forza in relazione al lavoro da compiere. Era lo stesso attrezzo usato dai romani 2000 anni prima di noi. Furono subito così contenti di me che già la prima settimana di lavoro mi diedero 16 soldi. Il mio primo lavoro e il mio primo guadagno. Quei 16 soldi che io corsi a portare a mia madre, ancora tutto sporco di polvere, di gesso e di marmo, gridandole felice: "Guarda, mamma, che cosa ho guadagnato!" Valgono per me più di tutti i guadagni della mia vita. Venne la primavera e vennero i miei 11 anni. E io, consigliato e incoraggiato dall'Argenti, decisi, alla riapertura delle scuole, di iscrivermi all'Accademia delle Belle Arti di Torino. Così, prima che ricominciassero le scuole, senza dire nulla alla mamma, mi recai all'Accademia Albertina e chiesi di vedere il direttore, che era il professor Arditz. Mi ricevette e io mi presentai con un bel sorriso e, franco come un uccellino, gli spifferai tutti i miei desideri e i miei sogni con tale entusiasmo che egli, un omone burbero sui 60 anni, con una gran barba grigia, si commosse e mi sorrise, ma mi disse grave: "Ma tu sei troppo bambino e il regolamento non ammette bambini della tua età." Io lo guardai come ferito al cuore, vedendo crollare il mio sogno senza poter pronunciare una parola, mentre due grossi lacrimoni mi scendevano giù per le guance. Doveva essere così tragica la mia espressione che il buon burbero si commosse. Si alzò dal suo grande tavolo, mi abbracciò, cercò di consolarmi e poi mi disse: "Beh, vieni, ti aggiusterò." Lo ringraziai con tale slancio che egli mi accompagnò fino alla porta e ancora da lontano, quando ero in fondo al corridoio, mi salutò con la mano. Eravamo già amici. Corsi via come il fulmine. Figurarsi la mia descrizione al mio padrone, ai compagni di lavoro, alla mamma, ero trionfante. Ma non trionfale fu l'accoglienza di mia madre, che vedeva crollare il suo sogno di farmi studiare e non vedeva di buon occhio che io facessi l'artista. Per il bene futuro della mia vita,
Lei avrebbe voluto che io seguitassi gli studi per diventare un bravo impiegato, magari un avvocato, un dottore. Piansi per 3 o 4 giorni. Accarezzavo con tutta la dolcezza e l'amore possibile la mia mamma e finalmente il mio dolore e le mie preghiere la commossero. Si rassegnò e acconsentì. Mi accompagnò lei stessa all'accademia per farmi scrivere e per ringraziare il vecchio direttore e raccomandarmi a lui. Ed io entrai all'accademia come se entrassi in un tempio.